Allora, prima di iniziare questo consiglio comunale, da oggi inizia la collaborazione con Etruria in TV, che doveva iniziare precedentemente, ma poi essendo in fase di par condicio non è stato potuto far venire alle sedute precedenti. Quindi questa collaborazione per il momento durerà fino a ottobre del 2010. Ringraziamo Etruria, la seduta andrà in diretta via web e per chi vuole rivederla da domani sempre sul sito www.etruriain.tv potrà essere rivista la seduta del Consiglio Comunale. Io non ho altro da aggiungere, passo adesso la parola al segretario per l'appello. Allora, prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, il consigliere Pezzillo ha chiesto di fare un piccolo intervento. La parola al consigliere Pezzillo. Grazie. Io vorrei fare una dichiarazione per scusarmi con il consiglio comunale, inteso come organo collegiale, per il mio comportamento nel corso dell'ultima seduta. Un comportamento, diciamo, un po' ortodosso, non consono al contesto e sicuramente non adeguato al consesso che rappresenta. Io ho sempre cercato di tenere dei toni adeguatamente bassi e mi sembra di aver avuto sempre rispetto delle idee altrui, anche se qualche volta non condivise. Vorrei scusarmi quindi personalmente col Presidente del Consiglio, se ho mancato probabilmente di rispetto al suo ruolo. Vorrei ringraziare l'assessore Michelangelo per la sua disponibilità, subito dopo il battesimo, Carano 1 non ha esitato a stringermi la mano e subito dopo il Consiglio Comunale, e a mio parere ha dimostrato stile e ha dimostrato, se me lo permettete, di saper dire, perché queste sono cose che capitano e l'importante è che ci si riferisca a tutti. Agli altri due assessori che avevano avuto delle dichiarazioni, perlomeno quella sera a me mi erano sembrate un po' offensive nei miei confronti, vorrei dire che il sentimento del rancore non rientra sicuramente nel mio modo di vivere e di essere in generale, soprattutto per uno scambio di opinioni, anche se un po' animato, diciamo. E quindi da parte mia perlomeno forse la questione chiusa quella sera. Grazie. Allora, passiamo al punto all'ordine del giorno. Collegio dei Revisori dei Conti, triennio 2010-2013, nomina componenti. Dopo l'intervento dell'assessore Cavini procederemo alla nomina degli scrutatori e quindi prima al dibattito se ci sarà e poi alla nomina degli scrutatori e quindi alla votazione. Assessore Cavini. Buonasera a tutti, allora questa delibera diciamo che è abbastanza tecnicamente semplice perché si tratta di andare a nominare il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bracciano, organo fondamentale e obbligatorio per legge che è scaduto in termine di proroga il 15 aprile 2010, il Comune chiaramente non può stare senza l'organo di revisione per cui andiamo a nominare i nuovi membri. È stato fatto un bando ad evidenza pubblica in cui tutti coloro che hanno titoli hanno posto la loro candidatura, l'elenco è riportato in delibera, adesso lo leggo per completezza, dopodiché tutti i membri del Consiglio Comunale possono indicare due nomi tra tutti quelli che io adesso indicherò. Allora, con iscrizione ci sono due categorie, ma è indifferente nominare scrivere quelli di una categoria o della seconda, con iscrizione al registro dei soli contabili e nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A commercialisti,
che è la nuova categoria unica che è stata introdotta col decreto legislativo 139 del 2005, sono i seguenti nominativi: Cogliandro Luca, Darini Giancarlo, Ferri Maurizio, Iannuzzi Massimo, Mambro Edoardo, Mastro Paolo Giulio, Parroni Paola, Sirocchi Carlo Angelo Giovanni, Sorgente Rovina. Con iscrizione al registro dei visori contabili, che può essere eletto come presidente, Balbi Giovanni. La nomina che noi faremo sarà per 3 anni, per cui il collegio che uscirà nominato dalla votazione che seguirà sarà in carica per i prossimi 3 anni. Fungerà da presidente, come vi ricordava, lo ringrazio, il segretario comunale, il membro che avrà riportato il maggior numero di voti. Grazie. Pizzillo. Allora, io volevo fare intervento, ma premetto, prima di parlare di una persona che mi elenco, vorrei dire che io questa persona la conosco molto bene e ho stima sia personale che professionale. Però vorrei dire una cosa, quindi lo chiedo al segretario. L'articolo 236 dice alla comma 3: i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarico consulenza e presso l'ente, capito, o presso l'organismo o istituzione dipendente o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. Qui abbiamo una persona, tra l'altro è anche mio amico, che è Luca Logliano, non so se sia una situazione di incompatibilità. Intanto devono dichiarare se ci sono le incompatibilità. Noi comunque lo dobbiamo accertare, una volta per caso nominato, dobbiamo accertare la sussistenza. Lo studio Sforzini presenta l'incarico di consulenza sulla faccia ambiente. Bisogna vedere se questo Cogliante da tutto se viene nominato e se ha questa incompatibilità. Ma io lui ha detto che ha dichiarato una insussistenza di incompatibilità, per quanto altro è inseminato, ma era l'accertamento. Per lui, anzi. Però penso che io l'ho visto che non abbia problemi, penso per quanto mi è stata l'insussistenza. Se non ci sono altri interventi, io nominerei gli scrutatori, come al solito, se non ci sono problemi, Borzetti e Pezzillo. Passiamo alla votazione e poi i due scrutatori. Allora, hanno riportato voti: Ferri Maurizio 10 voti, Mambro Edoardo 8 voti, Parroni Paola 8 voti e 5 schede bianche. Per quanto sopra, quindi viene nominato Ferri Maurizio presidente del collegio dei revisori dei conti e componenti Mambro Edoardo e Parroni Paola. Adesso passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Quindi 13 favorevoli e 5 astenuti. Abbiamo terminato il Consiglio Comunale, informo l'Assemblea che entro la fine del mese, presumibilmente il 29 o il 30, ci sarà il Consiglio per quanto riguarda il bilancio di previsione, quindi venerdì o lunedì della prossima settimana verrà consegnato il bilancio a tutti i consiglieri. Grazie. Va benissimo, consigliere Dominelli. Buona serata a tutti.